Carissimi fratelli e sorelle, ancora ci ritroviamo intorno a questa parola di Dio che il Signore provvidenzialmente mette nelle nostre vite oggi, in questa domenica in cui ancora siamo privati fisicamente del corpo e del sangue di Cristo. Il Signore ci sta facendo in qualche modo però un favore, ci fa mettere al centro la Sua parola. Che sia per noi una medicina per il cuore, per l'anima. Questa è una grande occasione che abbiamo in questi giorni, e preghiamo che passino presto, ma è una grande occasione che abbiamo. Abbiamo la possibilità di fermarci sull'ipsissima verba di Gesù. Questa è parola viva che parla al nostro cuore, se però gli regaliamo un po' del nostro tempo e della nostra attenzione. Allora, al di là di quello che noi da questo altare possiamo dirvi sono povere cose, però quello che conta è che questa parola oggi sia al centro nelle nostre case e che oggi vi ritagliate un tempo per stare sopra, fermarvi su un passaggio, un verbo, un aggettivo, qualcosa che vi colpisce e ruminatelo come facevano gli antichi padri. Ruminatelo continuamente, piano piano, invocando lo Spirito Santo. Vedrete che questa parola, lascia un segno nella nostra vita, ci dice che cosa dobbiamo fare. Detto questo, c'è un motivo per cui vi dico questo, perché la parola di oggi, tutti i Vangeli, ma questo in particolare, è un libretto di istruzioni per la nostra vita, se lo sappiamo leggere. Vedete, Gesù comincia con una frase bellissima, dice: "Non sia turbato il vostro cuore". Ed è interessante il verbo che lui usa per parlare di questo turbamento, parla di uno sconvolgimento totale della nostra vita interiore e dice: "Non lasciatevi distruggere completamente". Perché Gesù oggi comincia in questo modo consolante? Ma qual è il motivo che ti ha spinto oggi a dirci una cosa del genere? Se andiamo un attimo prima, nel Vangelo che non abbiamo letto oggi, Gesù aveva fatto una cosa precisa. Aveva annunciato il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, aveva detto, a differenza di questo Vangelo in cui poi lui ci dice che potete venire dove andrò io, aveva anche detto: "Dove vado io non potete venire". A casa leggete la parte precedente, è la fine del capitolo 13 che bisogna leggere per capire questo inizio del 14. Gesù dice che Giuda lo tradirà, che Pietro lo rinnegherà, che io me ne sto andando, rimarrete da soli e dove vado io non potete venire. E in più gli chiede il comandamento dell'amore: amatevi come io vi ho amato. Pensate se questi discepoli, questi apostoli, che cosa avevano ricevuto in quel momento? Un macigno. Maestro, te ne vai, qualcuno di noi ti sta distruggendo, non possiamo raggiungerti e c'è solo una condizione, il comandamento dell'amore, ma noi lo sappiamo che non lo sappiamo vivere, noi siamo strutturalmente impotenti, incapaci a vivere questo comandamento. Pensate come si saranno sentiti questi primi discepoli, chi sarebbe rimasto tranquillo? Ci hai appena detto che ti tradiremo, come ci fai a chiedere il comandamento dell'amore? Siamo poveri, non ci arriviamo, Signore, siamo condannati a rimanere soli. E allora Gesù, dopo aver detto questo, poi dice: "Non sia turbato il vostro cuore" e comincia il libretto di istruzioni per oggi. Abbiate fede, pisteuete, che non è la fede della testa soltanto, fratelli e sorelle, la fede nell'Antico Testamento riguarda delle scelte concrete che toccano la vita. E anche nel Nuovo Gesù, che cosa fa se non chiederci di uniformare la nostra vita alla sua? Quando dice rimanete nel mio amore, che sta chiedendo? Delle scelte concrete, mica un sentimento. Noi abbiamo fede se la nostra vita combacia con la sua. Nelle scelte concrete. Allora, questo sta dicendo innanzitutto oggi: informa la tua vita con la mia. Prima di tutto, non lasciarti sconvolgere interiormente e comincia a legare la tua vita alla mia. Infatti, più avanti fa un'affermazione un po' strana. Noi sappiamo che Gesù è Dio, lo sappiamo tutti. La seconda persona della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono la stessa cosa. Eppure qua Gesù fa una richiesta strana. Non temete, non abbiate paura, non lasciatevi sconvolgere, abbiate fede e dice precisamente: abbiate fede in Dio
E, Cai, e, aggiunge, abbiate fede anche in me. Ma come, Signore Gesù? Ma scusami, ma tu sei Dio, noi lo crediamo. Perché ci chiedi due tipi diversi di fede? Abbiate fede in Dio, nel Padre, e abbiate fede anche in me. Se un attimo dopo tu ci dici che le tue opere sono le stesse del Padre, che chi vede te vede il Padre, che c'entra questa divisione nell'atto di fede? Fratelli e sorelle, questo è uno dei cardini del Vangelo di oggi. Gesù dice: dovete credere nel Padre, ma abbiate fede anche in me. E più avanti dice: credete al Padre almeno per le opere stesse che Lui compie. Che sta dicendo? Credete in Dio e vivete la stessa fede che avete verso Dio Onnipotente, versate lo stesso impegno di fede sulle mie opere, sta dicendo. Cioè, Gesù si alzava la mattina, aveva lavorato per 30 anni in una bottega, aveva fame, aveva sete, era tentato, era stato tentato, aveva lottato e vinto il peccato, e era entrato nella tomba del morto, aveva toccato, nel mezzo della sinagoga aveva testimoniato col rotolo del profeta Isaia, avevano cercato di ucciderlo, era andato davanti a sedersi a mensa con quelli che tutti dicevano impuri. Gesù sta dicendo: guarda che le mie scelte umane, che tu forse minimizzi, perché tu pensi al miracolo, alla risurrezione, giustamente, ma le mie scelte umane sono il mio dono per te. Tu devi compiere un atto di fede su ciò che io umanamente ho fatto su questa terra. Ho vissuto da nomade, andavo a pregare di notte perché il mio tempo durante il giorno non c'era, perché tutti mi venivano a cercare. Ho fatto bastare ciò che non bastava. Chi doveva essere condannato non l'ho condannato, vedi l'adultera. Questo fatto, e tu dici a noi, se credi nel Padre, devi cominciare ad avere lo stesso impegno di fede totale come quando credi nell'Eucaristia o in Dio che ci ha creato, e questo è un dono grande se ci crediamo, ma comincia a credere nelle mie scelte. In quelle volte in cui, come me, tu devi sapere che arrivi a Dio quando, come io nel deserto, invece di pensare a me, trasformare le pietre in pane, decido di avere fame per essere uguale a te in tutto. Allora tu, quando sarai uguale all'altro in tutto, credendo che questa è una scala verso il cielo, e quindi le pietre che non diventano pane, e avrebbero potuto diventarlo, e anche la mia malattia, che mi devo tenere così perché è una scala. Allora vedete, Gesù sta dicendo: la mia umanità è il tuo dono. Allora quando sei turbato, ci dice, quando tutto va sotto sopra, non sia turbato il tuo cuore, ma abbi fede nelle mie scelte. Comincia a fare quello che ho fatto io, esci di casa e ama chi non hai mai amato, vai a trovare, adesso si può con la mascherina, quella persona che non vedi da 20 anni perché pensi di avere ragione. Allora pensate, e infatti, un po' più avanti, Gesù ci dà la conferma di tutto questo. Vedete, usa un trittico che mette in una maniera precisa. Dice: io sono la via, le scelte mie sono le cose che devi fare perché così tu cammini nella via. Io sono la via, dopo che dice la vita, no. Io sono la via, la verità e la vita. Passa dalle mie scelte per arrivare alla verità. Comincerai a leggere le cose in un altro modo. È l'intuizione dei santi, quella. Chi ti dava fastidio forse comincia ad amarlo. Chi non giustificavi forse riesci a capire qualche passaggio che non avevi colto. Forse della debolezza di quel fratello, di quella sorella, che una volta condannavi, capisci a un certo punto che è uguale alla tua, uguale alla mia. Allora io sono la via. E dopo cominci a capire la verità, come stanno le cose. Ciò che non ti bastava ti basta, ciò che criticavi non critichi più. Anche la Chiesa forse diventa un dono, ma se non parto dalla via non arrivo alla verità vera. La mia verità rimane, che è piena di pregiudizi. Io sono la via, la verità e poi la vita. Dopo solo arrivi alla vita. Più avanti, fratelli e sorelle, lui ci dice poi come dobbiamo fare. Cavolo, Signore, ma è difficile questa cosa. E lui dice: io vado a prepararvi un posto,
Permettetemi, devo fare una piccola digressione su questo. Questa preparazione del posto è una preparazione interessante perché il verbo che usa Giovanni qui è utilizzato anche quando si parla di Giovanni il Battista che prepara la via al Signore. Il verbo è etoimazo, significa, aveva un significato profondo in Oriente, indicava il servo che corre e percorre tutta la strada dalla casa in cui sarà ospitato il padrone e fa tutta la strada per renderla piatta, in modo che quando il padrone torna, il re che dobbiamo accogliere nella nostra città, quando arriva, trova la sua strada idonea per poterci raggiungere. E Gesù sta dicendo una cosa interessante, dice: io vado a prepararvi un posto, una dimora, dice, ci sono molte dimore, vado a rendere il cammino verso di me idoneo a quello che sei tu. Cioè, io vado a sistemare la strada perché se sei un cubo, una palla o un triangolo, quella strada sia idonea a te. Che sta dicendo? Perché arrivi dritto fino a me. Sta dicendo che le cose della mia vita, anche quelle più strane, che io non capisco, che mi pesano, in realtà, se non riesco a cambiarle, si chiamano limiti, forse quei limiti vanno accettati perché lui aggiusterà la strada, la renderà idonea al limite che io mi vivo, perché con quel limite io arrivi a Dio e diventi uno strumento. Pensate che sta dicendo il Signore, che ha benedetto le cose che decido di accettare per amore. Pensate, allora, questo dice il Signore oggi a noi, dice: guardate, vado a sistemare un posto. La Giuliana di Norwich, sapete, una santa, anglosassone, lei diceva: il peccato è inevitabile, ma alla fine tutto sarà bene. Qui riempiamo le finestre abbiamo messo tutti questi stendardi, tutto andrà bene, tutto andrà bene, ma tutto andrà bene se io e te accettiamo il nostro nulla che non ci piace e capiamo che questo è lo strumento di Dio. E che se io me lo tengo stretto, lui aggiusterà la strada, la renderà compatibile con questo limite che diventerà un dono. Se io lotto contro questa cosa, non si tratta di non combattere contro il peccato, si tratta di voler apparire diversi da quello che si è, questo è il problema. Se io lotto contro questa cosa e non sono me stesso e sono falso verso di te, fratelli e sorelle, come arrivo nel regno dei cieli, dove la via, la verità e la vita? Ultima cosa, infatti, la conferma di tutto questo è l'ultima parte del Vangelo in cui Gesù dice che se conoscete me, conoscerete il Padre. Anche qui i traduttori, ovviamente, per farci un favore, usano lo stesso verbo, ma in greco i termini sono un po' diversi. Uno è kinosko, conosco Gesù, e l'altro è oida, conosco il Padre. E hanno una differenza totale, perché il primo, quello che riguarda Gesù, riguarda una conoscenza pratica, quasi fisica. E pensate, anche la conoscenza del letto coniugale si usa nel Nuovo Testamento lo stesso termine. Quindi è una conoscenza fisica, e che stava dicendo prima, le mie scelte siano le tue, fisicamente, le stesse. Per arrivare a conoscere il Padre, l'altro verbo, oida, è una visione davanti alla quale devi stare. Devi passare dalla conoscenza delle scelte di Gesù alla conoscenza del Padre. Allora, fratelli e sorelle, e attenzione, non dice più come in altri passi il Padre mio e il Padre vostro, qui lo chiama solo Padre. Cioè, Gesù ci fa il favore che l'esperienza sua di figlio diventi nostra. Allora, qual è il problema, fratelli e sorelle? Ma non è che l'immagine del Padre che abbiamo non è proprio quella di Dio? E quindi noi siamo dei padri spietati verso i nostri fratelli, perché con noi Dio ce lo immaginiamo così. Allora la nostra conversione, per arrivare al nostro posto, è accettare il limite che Dio permette nella mia vita, che non riesco a cambiare, quelle cose che so che devo solo accettare, che mi rendono fratello, per cominciare a scoprire una paternità che si prende cura. Se non scelgo le scelte di Gesù, non potrò arrivare alla verità. Avrò solo i miei pregiudizi, spesso molto immaturi, bambineschi,
Posso avere 60 anni, 70 anni, 80 anni, ma ancora essere immaturo nei ragionamenti, ancora essere veramente superficiale. La via, le scelte per la verità è la vita. Noi lo chiediamo in questa Eucaristia.